appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. È giunto il momento di ascoltare l'inno dell'Uruguay. Una sola punta a reggere tutto il peso della manovra offensiva supportata da 5 centrocampisti. Beh, sembra che l'allenatore punti a imbrigliare la manovra d'attacco avversaria con un centrocampo forte. Il possesso di palla rivestirà un ruolo importante. 5 centrocampisti rendono complicato per gli avversari costruire il gioco e rifornire le proprie punte. Ma dovranno anche essere abili nell'impostazione della manovra offensiva per servire l'unico attaccante schierato. Via la gara. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Siccome credo che questa partita la decideranno le difese, io dico Godin. È un difensore che mi piace molto. Forse non è molto veloce, ma se può difendere negli spazi stretti, e spesso i suoi compagni glielo permettono, non gli vai mai via. Sì, per gli attaccanti avversari non sarà facile oggi. Caceres prova ad andare via con eleganza. Caceres riceve in posizione interessante, è attento e allontana senza problemi. Occasione da rete. Contropiede troppo lento, non hanno saputo concretizzare. Ha lasciato alla difesa troppo tempo per sistemarsi, alla fine è stato costretto a una conclusione affrettata. C'è il colpo di testa! Ha fallito una clamorosa occasione. Beh, la caparbietà non gli è mancata. Con vari difensori addosso non poteva fare molto di più. José Jiménez, lungo pallone in avanti, si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. C'è il lungo pallone in avanti. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. C'è il lancio lungo, palla lunga a cercare il compagno in avanti. Ottimo intervento, ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. La spinge in avanti. Caceres. Bentancur. Caceres alza la testa alla ricerca di un compagno in avanti. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Non impensierisce la difesa. E il portiere dice di no. Si esprime in un buon intervento. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio.
prova ad andare. Prova a giocarla in profondità. Scodella in avanti. Bentancur. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Baba fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Effettua un passaggio lungo. Luis Suarez. E trova il compagno. La gioca all'indietro. Bentancur. Nella fase centrale del primo tempo siamo ancora 0-0. La appoggia sulla fascia. Bentancur. Laxalt. Si sta giocando da mezz'ora. Correira allarga il gioco sulle fasce. Decide di sfruttare la fascia. Bentancur. Riceve il passaggio. Prova il cross in aria. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Bentancur. C'è letteralmente una pioggia di cross in aria, Luca. Sì, quando è una torre al centro dell'area devi provarci. Più palloni metti in mezzo, più chance hai di segnare. Basta un mezzo pallone giocabile per arrivare al gol. Certo, affidarsi solo al cross può essere noioso e prevedibile, ma rimane una tattica che può dare i suoi frutti. È davvero una bella serie di passaggi questa. Lungo passaggio in avanti. È fuori gioco per me. Il portiere la calcia lontano. Cerca l'uomo là davanti. Caceres. C'è la palla lunga in avanti. Ecco Luis Suarez. Luis Suarez. Prova centralmente. Palla in avanti verso il compagno. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. Ecco il tiro! Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti, si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Non puoi sperare di vincere una partita se non tiri mai in porta. Va bene la prudenza, ma oggi le squadre stanno esagerando. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo, speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più, francamente. Si ricomincia. Il Ghana avrebbe potuto tranquillamente chiudere il primo tempo in svantaggio. L'allenatore non può essere soddisfatto della prestazione. Ora vediamo se è riuscito a dare la sveglia ai suoi giocatori negli spogliatoi. Opportunità di ripartire. Sulla destra. Pallone lungo in verticale. Vediamo se può capitalizzare. C'è spazio, occhio! Cavani! Un gol meraviglioso! Che classe! La sua conclusione fantastica ha fatto schizzare in piedi tutti i tifosi.
il risultato si sblocca 1-0. A quanto pare il riposo ha fatto bene, sono ripartiti con il piede giusto nel secondo tempo. Cavani si allunga per arrivare al pallone. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Grandissimo! Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Cavani va a raccogliere il passaggio. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Laxalt sceglie il lancio lungo. Qui marcatura asfissiante. Respinta della difesa. Caceres. Crossa il pallone a centro area. È ben posizionato e spazia via la palla. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Il portiere la spedisce su. Cerca il numero. Un'altra azione in copertura. Occasione per il contropiede. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Tocco prudente al portiere. Afria qua. Palla lunga a cercare il reparto offensivo. Spazza via senza fronzoli. Cerca lo spunto. Il Ghana ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. Sta a loro dare il massimo in questa fase avanzando il più possibile. Assolutamente. Cavani. Arriva Cavani. Alla peggio nello scontro di forza. Può seguire. Splendida reazione del portiere. Ottima la parata del portiere. Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile fare meglio di così. Allontana il pericolo. Dunque, rimessa laterale. Grande movimento nello spazio. Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. Ottimo senso della posizione, ha intuito bene la direzione del cross. Forse avrebbe meritato anche il gol. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Ottimo disimpegno, fondamentale. Party. C'è fallo. Qua. E perde il duello fisico con l'avversario. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione.
Il portiere si oppone. È stato splendido il portiere e ha detto di no. Ha colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente alla grande. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Acqua. Alza la palla in profondità verso un compagno. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Cavani. Questa palla è per lui. Una difesa ruvida, ma talvolta è necessario. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Bentancur. Prova la giocata di Fino. Prova con la palla lunga. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Era chiaramente in debito d'ossigeno. Non poteva più continuare così. Salt. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Soltanto pochi secondi adesso. Prova la giocata di misura. Palla filtrante per Cavani. Pallone sulla traversa! Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. E certo poteva andare in maniera diversa. Hanno pagato la loro sterilità offensiva. Il pareggio secondo me sarebbe stato il risultato più giusto. Ma nella ripresa hanno lasciato troppa iniziativa agli avversari, pagandone le conseguenze. Solo pochi secondi ancora di collegamento. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre al mio fianco. È stato un grande piacere.